Come rimanere in paro con lo studio nonostante ci siano le lezioni? Principalmente io uso due tecniche, dipende soprattutto dalla materia e dal professore. Se il professore non usa le slide, cerco di prendere appunti il più possibile e di sistemarli una volta che torno a casa. Nel sistemare questo mi aiuta a ripassare la lezione e quindi a studiarla. E se no, invece, se il professore comunque dispone delle slide, mi scarico le slide del professore, le integro con i miei appunti e anche qui, sistemando i miei appunti, rimango in paro con lo studio. Per quanto invece riguarda lo studio dei libri, che sono ovviamente connessi all'esame, la prima cosa che faccio è capire se effettivamente il libro serve per passare l'esame. Se serve per passare l'esame, lo compro già dalla seconda settimana di lezione. Dalla seconda settimana di lezione, dove inizia, diciamo, il professore a spiegare un pochino più di macro argomenti, lo inizio a sottolineare e se vedo e individuo delle parti del libro che sono connesse a quello che sta spiegando il prof, le inserisco negli appunti. Quindi sottolineandolo e inserendolo negli appunti, questo mi permette di immagazzinare dentro al mio cervello e quindi le memorizzo e li studio. Se invece sono parti nuove, comunque faccio un file a parte dove faccio tipo il riassunto del libro e quindi facendo il riassunto del libro e sottolineando, questo mi permette di studiare. Con questo tipo di metodo io riesco a stare in paro con lo studio, mentre ci sono le lezioni non mi ritrovo a dover studiare tutto di botto, aprire i libri a fine delle lezioni e l'inizio della sessione. Quindi praticamente faccio questi file che poi io stampo come dispense e io studio dalle mie dispense, che sono ovviamente riassunti del libro e appunti più slide del prof. Quindi sono praticamente delle dispense completissime ed è più del libro studiato.